Per Giovanni Bruno, marittimo pozzallese bloccato in Ucraina ieri, la fine di un incubo ad aiutarlo, anche un giornalista di Radio Rai, Simone Zazzera, che ha ripreso anche i momenti emozionanti per la famiglia da quando sono usciti di casa e hanno caricato la macchina alla telefonata a casa per avvisare che finalmente stavano partendo all'arrivo poi in frontiera. Mamma, ricapattiamo. Va bene. Diciamo quando si va a Moldavia. Ma ecco, ma perché non mi pare mai aspettare. E passa a me. Ciao, ciao, ciao. Siamo qua nella macchina e un giornalista da Radio Rai 1, Simone Zazzera, ne sta accompagnando, o con assistere, ne sta accompagnando fino a Moldavia, fino alla frontiera. Sì. Raccontiamo pure un viaggio. Giovanni è riuscito ad attraversare la frontiera per scappare da Kherson, dove era intrappolato con la moglie, la figlia di 22 mesi e i suoceri. Lui era uno dei 33 italiani rimasti bloccati durante il conflitto, uno dei 300 che l'unità di crisi della Farnesina sta cercando da giorni di tirare fuori dall'incubo della guerra. Il suocero, 54 anni, non poteva lasciare la città per la legge marziale in vigore che non permette agli uomini tra i 18 e i 60 anni di lasciare il paese perché potrebbero, teoricamente, ancora combattere per l'esercito ucraino. Così, coraggiosamente, ha accompagnato in macchina la figlia, il genero e la nipotina ad Odessa. Dopo 15 posti di blocco, sono arrivati alla dogana e finalmente Giovanni è riuscito a mettersi in salvo con la famiglia. Il viaggio è stato difficile da Kherson alla costa, raggiungendo la zona di Mykolaiv fino a Odessa. È proprio a Odessa che lo ha incontrato il giornalista di Radio Rai, Simone Zazzera. Mi ha detto che non aveva un passaggio fino a Palanca, il punto di confine tra l'Ucraina e Moldavia, più vicino a Odessa, un'ora di macchina circa, racconta ancora Zazzera. Volevo parlare di questa storia e l'ho aiutato. Giovanni Bruno aveva comunicato alla Farnesina la propria intenzione di lasciare Kherson e si era messo in contatto con il consolato italiano a Odessa. Zazzera ha poi salutato Bruno oltre il confine. Da Palanca a Moldavia è andato in autobus fino in Romania, dove i propri amici rumeni sono venuti a prenderlo in macchina. Domani alle 21 Giovanni si imbarcherà da Bucarest a Palermo per poi tornare finalmente in Italia e a Pozzallo.